Hello everyone, tecniche di traduzione, bentornati. Lezione numero 3 oggi. Anche in questo caso vi invito, come ho fatto nelle lezioni precedenti, a utilizzare questo corso per mettervi alla prova e fare un piccolo gioco. Ogni volta che io vi propongo la traduzione di una frase dall'italiano all'inglese, vorrei che schiacciaste il tasto di pausa e provaste a farla anche voi prima che io vi dia la soluzione, di modo da vedere e misurare il vostro livello di apprendimento, il vostro livello di capacità di traduzione. Partiamo con la prima frase di oggi che ho preparato, è abbastanza semplice: lui fa l'astronauta. E il prerequisito in questo caso è sempre legato al verbo essere, come vi dicevo nella prima parte del corso, cominceremo con le cose semplici per salire di grado di difficoltà. E quando si parla di mestieri e professioni, il verbo da utilizzare non è il verbo fare, come fa l'italiano. Che lavoro fai? Infatti, si dice What's your job? What is your job? E alla domanda What's your job? Per dire faccio l'insegnante, faccio l'architetto, faccio l'impiegato, la risposta è sempre I am an employee. Sono un impiegato. Quindi attenzione che per quanto semplice sia la struttura, riuscire a capire com'è la traduzione corretta è una questione di un po' di esperienza. Quindi la traduzione corretta di lui fa l'astronauta sarà He is an astro. Not, that's not. Ok, or is a spaceman, or is a space boy. Diciamo per estensione. Comunque, questa è la traduzione corretta. Andiamo avanti con la frase numero 2. Di che nazionalità sono Paul e Jane? Risposta: sono australiani. Anche qui il prerequisito fondamentale per poter fare questa frase correttamente è conoscere e avere esperienza di quelle che sono le question words. L'abbiamo già detto nella lezione precedente: le question words sono chi, cosa, quando, dove, come, perché, quanto alto, quanto lontano, quanto lungo, quanto profondo, di che tipo, di che colore, eccetera. In questo caso, di che nazionalità si fa con what? Nationality. Sono, quindi verbo essere, terza persona plurale, Tom and Jane. What nationality are Tom and Jane? Parlando di nationality, l'avevo già detto, uno dei, diciamo, delle aree di lessico da sviluppare, sicuramente collegato alla conoscenza delle lingue e delle nazionalità corrispondenti. Lo trovate ovviamente come informazioni di facile reperibilità anche online. La risposta era sono australiani. Anche qui in italiano manca soggetto, ma in inglese, vi ripeto, è obbligatorio, quindi they are. E poi lettera maiuscola. Australian. Attenzione a due cose, il suono AU che si legge O Australian e il fatto che in inglese l'aggettivo non cambia mai né in genere né in numero, cioè mentre in italiano dico giallo, gialla, gialli, gialle, in inglese invece dico semplicemente yellow, quindi Australian e non Australians come ogni tanto vedo fare. Andiamo avanti con la terza frase. E qua dice Tom è piccolo, grasso e avaro. Qui diciamo non c'è nulla di molto difficile se non la conoscenza degli aggettivi per descrivere le persone. Quindi la categoria di riferimento per chi vuole fare esercizio è aggettivi qualificativi, aggettivi per descrivere le persone. Tom è piccolo. Tom is short, piccolo di statura, dico short,
Grasso ad fat. E avaro dico mean and, mean qui avrei potuto mettere and, ciò mi show fat and mean, ok? Avaro, mean, stingy. Ovviamente qua ci possono essere alternative ad avaro, potrei dire stingy. Potrei dire not generous, is short, fat and not generous, anche. Certe volte si può descrivere una cosa usando, negando l'opposto, short, fat and not generous. C'è anche un aggettivo simpatico che a me piace usare, tight fisted. Tight fisted vuol dire letteralmente dal pugno stretto. Se io ho dei soldi qui dentro, ma tengo il pugno stretto, i soldi non cadono. E quindi ecco perché significa appunto avaro, tight fisted. In italiano c'è il braccio corto, in inglese c'è il pugno chiuso, tight fisted. E ovviamente qui per poter avere una maggiore richiesta di lessico vocabolario potete usare quello che in inglese si chiama thesaurus. Thesaurus non è un tipo di dinosauro, ma è quello che in italiano viene chiamato dizionario dei sinonimi e dei contrari. Quindi se andate su Google e schiacciate Thesaurus, trovate delle risorse online all'interno delle quali potrete inserire la parola di cui state cercando un sinonimo, così da poter ampliare, diciamo, quelle che sono le frecce al vostro arco. Andiamo con la prossima frase. Io e Robert siamo gemelli, ma siamo diversi. Partiamo da io e Robert. In inglese, quando il soggetto è accompagnato da un'altra persona, quella persona prende la precedenza. Quindi non dirò I and Robert o me and Robert, dirò Robert and I. Robert and I. Questo sarebbe buona norma anche in italiano, in realtà, non solo in inglese. Prima la persona che mi accompagna e poi Robert and I siamo. Are, mi raccomando, non Robert and io sono, ma Robert and I siamo, Robert and I are. Gemelli si dice twins. Notate ovviamente la S, gemelli, twins, but siamo diversi. Qui comincia un'altra frase, una coordinata avversativa, quindi la coordinata ha bisogno del suo soggetto. But we. Non ripeto più Robert and I, ma dico we, but we are diversi, dirò different. Robert and I are twins, but we are different. Io sono pigro, ma Robert è un ragazzo attivo. Io sono pigro, I am lazy. But Robert is very active. Qui, diciamo, prerequisito è sapere che per dire molto, per dire tanto davanti agli aggettivi, bisogna usare very, quindi non much, non more, non a lot. Ma very, ok? Ultima frase di questa lezione numero 3 è cancello qui sopra così ho un po' di spazio. Parliamo di tempo atmosferico. La domanda infatti è com'è il tempo? Com'è il tempo oggi? Allora, ho due opzioni per tradurre questa frase. Diciamo la più grammaticalmente corretta, quella che io preferisco è What is what's the weather like? What is the weather like? O what's the weather like?
Attenzione, like qui non c'entra niente con i like di Facebook, col verbo piacere, ok? Ma è una preposizione che significa come. Letteralmente questa frase significa cos'è il tempo come? Mi rendo conto che sia un pochino strana, ma deriva dal fatto che il verbo essere con like prende il significato di come, com'è qualcosa, e serve per descrivere le cose. Infatti questa struttura non si usa solo per il tempo, ma la posso usare per qualsiasi cosa. Se io ho comprato una nuova TV e qualcuno vuole sapere com'è, mi dirà What is your TV like? Se io ho una nuova ragazza, una nuova fidanzata, i miei amici vogliono sapere ma com'è? Mi diranno, what is your girlfriend like? Ok? Che ripeto, non ha nulla a che fare con cosa le piace, ti piace o il verbo piacere in generale, ma appunto serve fare una domanda in generale. E quindi, what is the weather like? Alternativamente, si può anche dire letteralmente, how is the weather? How is the weather today? What's the weather like today? La risposta è variabile. Variabile si dice non variable, che è un concetto di variabile matematica, ma per dire variabile che cambia si dice it's changeable. It's very changeable, quindi cambia con velocità. It's changeable. Ovviamente anche qui il prerequisito è conoscenza degli aggettivi e delle parole in generale per descrivere il tempo. C'è il sole, it's sunny, c'è la pioggia, it's raining, c'è le nuvole, è nuvoloso, it's cloudy, it's rainy, it's foggy, it's stormy, it's hot, it's cold, eccetera. Quindi ricordate, what's the weather like, ma anche what is your house like, com'è la tua casa? What is your boss like? Com'è il tuo capo? What is your dog like? Com'è il tuo cane? Potete usare questa struttura veramente per fare domande in generale che aprono la porta a ricevere informazioni più dettagliate su qualsiasi cosa. Quindi una struttura veramente molto importante. Allora, è tutto con la lezione numero 3. Vi ricordo Tesorbs. Vi ricordo che questo corso degli esercizi di avanzamento per ulteriori a questi, ovviamente, per verificare il vostro livello e capacità di traduzione, li trovate su leventeenglish.com. A presto e bye bye, happy English!